Ciao ragazzi, eccoci qua con il secondo video di giornata dichiarato, perché sapevo che sarebbe stato necessario ritrovarci qua a fare un'altra chiacchierata, penso abbastanza veloce, per capire che cosa ci lascia questa decisione di giocare in questo momento ufficialmente Juventus-Napoli di domani sera. Nonostante tutte le polemiche di questi giorni, nonostante l'ASL che prova a bloccare la trasferta e poi invece dal via libera, nonostante il Napoli che doveva partire alle 4, doveva partire alle 5, doveva partire alle 6, è partito dopo, nonostante il Napoli stesso che avrebbe chiesto chiarimenti all'ASL, e nonostante in questo momento c'è una cosa che continuano a ripeterci, e cioè che l'ASL ha deciso che non c'è pericolo di focolaio, o almeno c'è, ma il Napoli dovrà cercare di limitare i danni, cercare di seguire alcune misure per prevenire il contagio. Quindi si raccomanda massima attenzione e rispetto di tutte le norme. Ora, mi sembra anche strano dover sottolineare questa cosa dopo 2 anni di pandemia, però va bene, ok, che il Napoli rispetti tutte le norme per evitare la diffusione del contagio, che lo facciano anche i giocatori della Juventus e la Juventus stessa a questo punto, però davvero mi sembra una raccomandazione un po' banale. Però non riesco a capire perché si dica che adesso dipende tutto dal Napoli, cioè che è il Napoli che deciderà se andare in campo effettivamente oppure no. A me questa sembra follia, nel senso che se il Napoli domani non si presenta allo stadium è 3-0 tavolino per la Juve, eh? Ragazzi, di cosa stiamo parlando? L'anno scorso era stato bloccato, non è potuto partire, quello che volete. Ora è partito, c'è anche la foto del profilo Instagram del Napoli che va a testimoniare questa cosa. Se non si presentano mi dispiace tanto, ma ragazzi, non ci si può fare mica niente, eh? Anche la Juve ha tanti assenti, ne abbiamo parlato nel video di oggi, abbiamo fatto la probabile formazione, abbiamo parlato di mercato, ci sono per tutti gli assenti. Poi per fortuna la Juve oggi ha recuperato Arthur, come il Napoli ha recuperato Elmas, quindi ci sono delle belle notizie un po' per tutti. Domani speriamo di vedere una bella partita. E proprio qua vado a inserirmi in un discorso particolare, perché ora sì, possiamo esultare per il fatto che si giocherà, ma dal momento esatto in cui abbiamo capito che il Napoli è partito non abbiamo vinto, ragazzi, intendiamoci. È vero che il Napoli ha delle assenze, è vero che le abbiamo anche noi, è vero che si gioca, ma la partita non è stata vinta, perché vedo un po' troppo entusiasmo soltanto per il discorso allora si gioca, quindi abbiamo vinto noi questa battaglia. Ma non è questa la nostra battaglia, la nostra battaglia è domani sera in campo dove dobbiamo provare a prendere i 3 punti. E non sarà facile, nonostante l'assenza del Napoli, non sarà facile, anche perché quando poi parli troppo di questioni extracampo e ti abbassi, no? Ti abbassa un attimo la concentrazione e l'attenzione sul fatto che hai raggiunto un obiettivo nei confronti di quella determinata società, come appunto il fatto che partano da Napoli e vengano a giocare a Torino, non significa niente. Non significa niente, non facciamo passare il messaggio che il fatto che si giochi Juventus-Napoli equivalga a hai vinto Juventus-Napoli, perché provate addirittura a immaginare la figuraccia di perdere o di pareggiare domani sera contro un Napoli con tante assenze. Provate a immaginare quanta felicità andremmo a dare ai nostri avversari, che dopo tutta questa filippica, dopo tutta questa odissea, vengono a Torino e fanno pure risultato. Comunque vanno a casa senza lasciarci 3 punti. Quindi resettiamo tutto, mettiamo da parte e concentriamoci sul campo, perché domani si gioca Juventus-Napoli. Dicevo, cosa ci lascia tutto questo discorso? Beh, un fatto su tutti. Le ASL ora hanno il controllo completo del campionato, perché si sono creati dei precedenti e ci hanno dimostrato che le ASL sono in grado di bloccare la partenza delle squadre e quindi di annullare una determinata partita che verrà poi rinviata, che non ci sarà il 3-0 tavolino. L'abbiamo visto con la Juve l'anno scorso, l'abbiamo visto con il Torino e Lazio, l'abbiamo visto quest'anno con l'Udinese Salernitana, che non è stato dato il 3-0 all'Udinese. Bisogna però organizzarsi, bisogna coordinarsi, perché io non credo che sia logico il fatto che decidano le ASL regionali a seconda delle squadre. No. Ora qua si prende carta e penna, ci si trova tutti insieme, si butta giù una lista di obiettivi, casi, quando è che decidiamo di intervenire per... Anche perché qui sta passando il messaggio che la cosa importante sia collegato al numero di positivi. Niente di più sbagliato, niente di più sbagliato. Non è questo che importa. Importa il numero di positivi
che vengono a contatto senza precauzioni, quindi senza mascherina, senza distanziamento, tutte queste cose qui, con i giocatori. Perché questo è il punto. Gli allenatori si tengono la mascherina, si vanno a salutare con la mascherina, non si dà la mano, quando sono a contatto dei giocatori si tengono la mascherina, come tutti fanno su tutti i luoghi di lavoro. A lavoro si tiene la mascherina, che lo facciano anche gli allenatori a questo punto, tranne quando sono da soli nella loro area tecnica, ma anche i medici che entrano in campo ci hanno con la mascherina. Allora che si rispetti questa linea guida in un momento in cui i positivi sono molto alti in Italia. E aggiungo che i calciatori sono gli unici che non possono avere la mascherina. Il calcio è uno sport di contatto, uno sport fisico, e quindi è logico che i calciatori andranno a scontrarsi tra di loro. È naturale. Quindi preservate i calciatori, tutelate i calciatori, che sono loro gli unici che vanno in campo e rischiano effettivamente il contagio. Tutti gli altri, con un minimo di attenzione, si dovrebbe prevenire. Quindi le ASL si mettano d'accordo, perché non è possibile che l'ASL del Veneto, l'ASL dell'Emilia, l'ASL della Campania, l'ASL del Lazio, l'ASL della Sardegna, siano tutte diverse, abbiano tutti degli obiettivi diversi e che intervengano in momenti diversi. Ma di cosa stiamo parlando? Oh, stiamo parlando della Serie A, campionato italiano. E allora che ci sia una regola che vale per tutti uguale, e che non ci sia un numero di positivi da osservare, quanto più un numero di positivi all'interno della squadra, dei calciatori, perché di questo stiamo parlando. Tutti gli altri possiamo salvare e salvaguardare in altri modi, i calciatori no, a meno che non si decida di far giocare con delle FFP2 poveracci che poi stanno malissimo. Quindi questa è la cosa importante, che le ASL si mettano d'accordo, anche perché io credo che sia folle, ma veramente una follia, ragazzi. Pensateci un secondo: domani si gioca, giorno della Befana, per fortuna è festa, ma oggi fino alle 6, le 5 e mezza, non eravamo consapevoli del fatto che potesse effettivamente giocarsi questa partita. Ora, immaginate di essere un tifoso che deve andare allo stadio, deve farsi una trasferta, e non sa se può partire, se deve partire perché magari arriva da lontano e quindi deve partire per tempo. Beh, ma stiamo scherzando? Ma c'è rispetto nei confronti dei tifosi? Che magari dicono: oh, sai cosa, 6 gennaio, giorno della Befana, sono libero e quindi mi prendo la possibilità di andare allo stadio a vedere una partita. Magari te la annullano, te la rimandano, la mettono un'altra volta, in cui tu non sei più possibilitato ad andarci a quella partita. Ma che rispetto è per i tifosi? Ma guarda che... Allora, o decidiamo di tenere gli stadi chiusi, però poi si crea il danno economico per le società che non hanno più la possibilità di monetizzare sui tifosi, e allora se devi monetizzare sui tifosi ci vuole anche rispetto per quelli che i soldi te li danno assistendo alle partite. Perché qui si sta mancando di rispetto ai tifosi, che sono il cuore pulsante del calcio. Ricordatevi che senza tifosi possono esserci tutti i calciatori che si vuole, non si va avanti, perché il tifoso è quello che ti compra la maglietta, viene allo stadio, paga la pay TV, fa le trasferte, ama la squadra, segue tutto. Siamo noi che mandiamo avanti il sistema calcio, perché gli sponsor pagano, perché ci siamo noi dall'altra parte. Se viene a mancare rispetto nei nostri confronti, finisce il gioco, finisce la magia, capito? Quindi non mi sta piacendo questa cosa, è un'altra delle cose che ci dobbiamo portare dietro in tutto sto discorso, perché sennò finisce tutto. Se no finisce tutto, ragazzi. Io sto pensando, no? Mi piacerebbe andare a vedere la Champions, mi piacerebbe andare in Spagna a vedere la Juventus in Spagna col Villarreal. Ma chi me lo fa fare in questo momento di organizzare un volo, di prendere un hotel, di prendere un biglietto? Ma chi me lo fa fare? E poi magari arriviamo in quel momento lì e ti dicono, perché in realtà la UEFA è un po' più severa, però ti dice: no, guarda, non la giochiamo oggi, la giochiamo tra una settimana, la giochiamo dopodomani. Magari a me parte l'aereo, non posso più cambiarlo, ci perdo i biglietti dell'aereo. Ma chi ce lo fa fare noi tifosi in questo momento di programmare trasferte, di andare allo stadio? Non siamo salvaguardati. E quindi chiediamo, anzi chiedo, e spero che possiate condividere questa presa di posizione, rispetto nei confronti di chi il calcio lo manda avanti, perché ci hanno fatto credere l'anno scorso che il calcio fosse del popolo. Calcio dei ricchi, ma i ricchi sono ricchi perché il popolo guarda i ricchi che giocano a calcio. Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci. Quindi è indirettamente del popolo e direttamente dei ricchi, ma i ricchi senza il popolo non valgono niente. E questa era tutto quello che dovevo dirvi. Vedete, sono stato abbastanza bravo, di solito mi vado un po' più lungo,
non ho più niente da dire, se non andate a vedere anche il video di oggi pomeriggio in cui parliamo delle notizie di calciomercato che ha dato Allegri in conferenza stampa, parliamo della probabile formazione di domani. Noi dovremo vederci durante le partite, ci vediamo in live su Twitch se c'è qualche partita interessante da commentare, se no direttamente per la live reaction nel post partita di Juventus-Napoli, che si dovrebbe giocare a questo punto ufficialmente.